La mia passione per l'Egitto nasce fin da bambino. Durante un viaggio in Egitto fatto a 12 anni ho deciso e ho sentito profondamente la voglia di approfondire la conoscenza di questa magnifica civiltà. Poi ovviamente da quel sogno da bambino a diventare direttore del Museo Egizio la strada è molto lunga. Mi ha sempre un po' stupito che una volta diventato io direttore a 38 anni i giornali abbiano dato molta enfasi a questo dato anagrafico. Poter lavorare all'interno della seconda collezione più importante dopo il Cairo è davvero un sogno che diventa realtà. Il legame fra il nostro paese e l'Egitto è fortissimo. Io voglio sempre ricordare che non esistono 13 obelischi in nessuna città egiziana, ma ci sono a Roma. Il Museo Egizio, dalla sua riapertura, ha voluto fare un salto di qualità. Vuole raccontare le proprie collezioni, dando la consapevolezza al visitatore che quello che si visita qui si può visitare solo qui, perché queste collezioni sono uniche. Quindi è diventato un museo archeologico, un museo che ci permette in 10.000 metri quadri di museo, in 2,5 km di percorso espositivo, di passare attraverso la diacronia, partendo dal 3100 avanti Cristo, arrivando all'età islamica. Tramite la visione degli oggetti riusciamo a capire poi gli usi, la vita e i costumi degli antichi. Il museo è un'entità viva, un ente di ricerca fatto da donne e uomini che ogni giorno fanno ricerca sulla collezione, e non solo la fanno adesso, ma questa istituzione la fa da 200 anni, quindi c'è un patrimonio intangibile all'interno di un museo che va raccontato. Ogni oggetto che qui abbiamo non deve essere conservato per una specie di sacralità del passato, ma perché ha una storia da raccontarci che è unica e la sua copia esatta non ce la potrà raccontare. Il visitatore del Museo Egizio, mi auguro, porti con sé una serie di ricordi, porti con sé innanzitutto l'idea che gli egiziani erano così innamorati della vita che facevano tutto il possibile per poterla mantenere anche nell'aldilà. E secondo me l'esempio più bello di tutto ciò è la tomba di Ka. Il Museo Egizio è l'unica collezione fuori dall'Egitto a contenere una tomba del Nuovo Regno intatta, una tomba che risale al 1350 avanti Cristo, scoperta il 15 febbraio del 1906 da Schiaparelli, e 550 reperti trovati nella camera sepolcrale sono tutti al Museo Egizio. Ho una grandissima ambizione che tutti gli italiani sentano questo museo come appartenente a loro. C'è una storia che risale ormai a 400 anni fa, l'arrivo della mensa isiaca. Uno degli oggetti più importanti che ci giungono dell'antichità risale al primo secolo d.C. L'arrivo di questa tavola che rappresenta Iside circondata da altre divinità. C'è il nome Taurus, il nome del toro presente nella città di Torino, e questo toro sarebbe il toro Api. Ecco quindi che ci si inventa il mito che Torino è stata fondata dagli Egizi. Il legame della dinastia di Savoia con l'Egitto è quello che ci permette oggi di essere qui. Beh, sono stato molto orgoglioso che questo riconoscimento venga dato a me, perché sono molto legato al mio luogo di origine. Ritorno in Veneto e nella mia Vicenza sempre con tanta ammirazione. Io penso che universalismo e regionalismo in realtà siano due facce della stessa medaglia. Mi sento molto un cittadino del mondo, ritengo di avere moltissimo da imparare, però porto con me un bagaglio e delle peculiarità.